una cosa particolare dell'associazione, proprio il fatto che si riesca a lavorare tutti insieme per un obiettivo comune, che è comunque quello che collega tutti quanti, che è questa passione per il cinema, e è una cosa che mi piace tanto e non penso che è una cosa che vorrò tenere dentro di me e portare avanti per molto 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 tempo, anzi se posso non togliermela mai, meglio. E quindi spero che grazie alla mia collaborazione, alla collaborazione di tante altre persone fantastiche, tutte fantastiche qua dentro, si possa così far crescere i lavori, le produzioni che hanno reso grande Millennium fino ad oggi e renderanno grande sicuramente Millennium da qui ai prossimi 2573 anni e mezzo. Esperienza, professionalità, fantasia, pazzia, tutto qua. È un gruppo di disagiati, questo fortunatamente nessuno l'avrà detto, che aumenta sempre di più. Io che sono all'interno da una decina di anni mi sono accorto che tutte le volte che metto piede in sede c'è sempre qualcuno di nuovo. Avremo la calamità, questo non lo so. Però no, è una bellissima esperienza, la consiglio vivamente a tutti. Riusciamo con poche risorse, sia di personale ma anche economiche, a creare qualcosa di bello. E il bello ovviamente non ha prezzo. È dove ci si può confortare, dove ci si può perdere, dove ci si può esprimere senza che gli altri ci giudichino. E nel mondo d'oggi non è da tutte le associazioni. Millennium non è solo un'associazione, non è solo un gruppo di persone, è quel posto dove tu puoi tirare fuori la tua creatività, dove puoi dare quello che hai dentro, ma soprattutto Millennium 82 è... tanta figa. Ciao Alex, per favore puoi venire qua insieme a me. Grazie. Non avrei mai fatto neanche questa cosa se non fosse stato per lui. Ciao. Ciao ciao. Non ho fatto fare queste cose. Ciao. Ciao a tutto il pubblico da casa. Io adesso fate cadere la botola, tipo con programma di come si chiama? Caduta libera. E spero che comunque questa avventura continuerà per altri tantissimi anni. Grazie. Questo che avete visto è l'insieme delle persone che fa parte di questo gruppo. Personaggi strani, ambigui, molto particolari, persone veramente estroverse o introverse, tutte diverse, ma l'unica cosa che le accomuna è semplicemente un unico grande sogno, l'arte e la voglia di sognare, ed è la stessa che ha convinto me a fondare l'associazione 8 anni fa. Forse me ne sto pentendo? No, in realtà no. In realtà no, perché credo che sia l'inizio di una grandissima avventura e tutto il resto, quel che avverrà, sarà solo da scoprire. Cosa c'è da scoprire?